Carissimi amici, ben ritrovati. Quest'oggi mi ero premessa di intervistare una persona che sicuramente non si sarebbe fatta indietro e quindi ho chiamato il mio amico Elino Attardi, anche perché vi ho visto che l'ultimo periodo con le sue testimonianze e soprattutto anche i suoi consigli ha suscitato tantissimo scalpore di popolo e interessamento da parte appunto degli utenti dei social che altro modo hanno anche attestato la stima nei confronti di questa persona che evidentemente conoscono da una vita e che sanno sia un buon fattore, tra virgolette, nei confronti del popolo. Dottore Attardi, buongiorno, grazie. Ciao Stefani, è sempre un piacere. Allora, io veramente devo essere sincera, come lo sono sempre stato nei confronti un po' di tutti, specialmente nei confronti degli amici. Ho in passato anche chiesto interlocuzione con i vertici dell'ASP, in tempi non sospetti parliamo, quindi all'inizio forse, e anche con dei medici in dei punti strategici per cercare appunto di chiarire alcuni aspetti. Ma senza fare allarmismo, volevo semplicemente fare informazione e dare le giuste e corrette informazioni all'utenza a casa per capire anche come muoversi. Ad oggi non ho avuto risposta e allora ho detto: sicuramente Lino risponderà alle mie domande con la sua parsimonia di sempre e con la sua schiettezza che non ha limiti. Allora, io in questi giorni, un paio di giorni fa, e la cosa un po' mi ha stranizzato. Ho ricevuto un documento dove si attesta che alcuni reparti dell'ospedale Umberto I di Siracusa sono chiusi per sanificazione e che le unità sono state trasferite, se non sbaglio, al Cannizzaro di Catania. Ti risulta a te questa cosa? Allora, faccio una premessa perché è importante. Mi hai fatto giustamente, tu hai il polso della situazione per quanto attiene il rapporto che mi lega col mio popolo. Io non ho avuto pazienti, io ho avuto un rapporto sentimentale. Non è un'esagerazione, perché lo dice la mia storia, con il mio popolo, con i miei amici, con il mio vicino di casa. Ho cercato in 40 anni di dare il meglio di me stesso. Alla gente il giudizio, che comunque è senz'altro così. Fatto questa premessa, non mi meraviglio dell'atteggiamento dell'ASP tutta, dai vertici ai colleghi che sono, fra virgolette, obbligati a spendersi in un ruolo non loro. Significa che dopo che il sindaco, su mio suggerimento, su mio inseguimento, datato dal 27 febbraio, è costretto per una serie di passaggi, perché noi da un respiro locale, comunale, ci siamo portati ad un interesse provinciale, regionale, siamo andati a finire a report. Non è che ho chiesto io sono un medico, report mi ha cercato, mi ha intercettato per il lavoro che abbiamo fatto anche assieme. Dice, valutando che potessi essere una persona, addetto ai senza peli sulla lingua, in grado di poter fare il quadro di una situazione disastrosa, drammatica, di Siracusa e di chi gestisce la sanità a Siracusa. Fatto tutta questa serie di operazioni, eccetera, eccetera, e io ho cercato di pungolare. Sarò veloce. Il sindaco nei tempi per cercare che cosa? Di attivare una situazione pre-invasione del virus, significa quella che noi in medicina chiamiamo che è l'atto fondamentale, una prevenzione. Se noi, se il sindaco mi avesse dato ascolto, grazie. Io l'avrei preso per mano e gli avrei fatto fare una serie di operazioni tecniche da addetto ai lavori, per cui noi non avremmo avuto l'epidemia a Siracusa, avremmo avuto il caso, per essere chiaro. Lasciamo stare. Tutta una serie di errori.
che hanno visto un sindaco assente. Premetto che lo ribadisco, io non ho niente di personale con il sindaco, non mi interessa. Però non gli posso perdonare la sua assenza, perché questo ha causato una tragedia a Siracusa che è all'opinione di tutti. Che cosa, fra le altre cose, si paventava? Quello che io da 10-15 anni a questa parte so, perché leggo fra le righe delle cose, essendo un addetto ai lavori. Siracusa, per il degrado, per la non attività dei sindaci che si sono succeduti, per la gravità dei rappresentanti, deputati e senatori e deputati regionali che hanno espresso i cittadini di Siracusa. Come è andato a finire che da 600 posti letto che aveva l'ospedale di Siracusa siamo arrivati a 200 posti letto? Ma questo mi ha posto nel tempo una domanda: ma che cosa significa? Io lo so che cosa significa. Significa che noi ci avrebbero ridotto sempre più ad essere un ospedale di primo livello, un ospedale comunale, un ospedale del nulla, togliendoci piano piano le specialità che avevano fatto di questo ospedale, un ospedale di secondo livello con specialità notevoli. E questo lavorio, che già è datato, ci ha portato ai giorni nostri a che cosa? Udite, udite, con la scusa della tragedia virale, eccetera, eccetera, ci ha portato a questo documento. Questo documento, lo leggo, viene dall'ospedale Cannizzaro e dal SUES 118 centrale operativo. Ma chi cazzo sono questi? Tanto per essere chiari. Qui c'è un sindaco a Siracusa che è la massima autorità sanitaria per legge. Non lo nomino io. Ma chi sono? A nessuno è dato subentrare al sindaco. Fra le altre cose, la gravità di questo documento si permettono questi. Ospedale Cannizzaro, UOC 118, si permettono di mandare questo documento a tutto leadership, a signor Madeddu, direttore sanitario, al signor Chiaramita, dipendente del pronto soccorso, al signor dottor Muscarella, ai medici e agli infermieri del 118. Ma il sindaco dov'è? Ma tu non puoi fare un'operazione di questo tipo. Attenzione, non stiamo parlando esclusivamente di Siracusa, perché Siracusa, al contrario di quello, di questa operazione datata nei tempi, ha un'articolazione con altri quattro ospedali che loro hanno sempre più depauperato. Loro hanno nel tempo restaurato, io non lo sapevo negli ultimi anni, un ospedale di noto che ha qualcosa come 300 posti. Ma noi lì avremmo potuto fare di tutto e di più, ma non perdiamo tempo. Un ospedale di Augusta massacrato nel centro di una problematica tumorale, territoriale, e buttato alle ortiche. Un ospedale di Lentini fatto qualche anno fa, eccetera, con una struttura impeccabile. Ma dov'è? Che fa? Perché gli hanno piazzato vicino i catanesi? Il San Marco, per giunta in una zona, fra virgolette, discutibile, Librino. Ma come ragioniamo? Tutti questi deputati che circa una settimana fa sono da che da febbraio io appaio per necessità. Allora, circa una settimana fa appaiono tutti sulla Sicilia e sono belli, con Photoshop, belli, ripresi tutti e tutti tentano di dire qualcosa sulla drammaticità del momento. È certo che io mi sono irritato, sono andato in eccesso, mettendo anche di mezzo amici. Attenzione, sono tutti amici, ma io distingo la politica dall'interesse comune. Anch'io faccio politica, ma prevale l'interesse comune della gente, del popolo. E quindi, voglio dire, arriviamo a questo documento che scavalca il sindaco. Ma è una follia! E il sindaco non reagisce. Anzi, siccome io sono un profondo conoscitore di uomini e soprattutto di donne, ci tengo a dirla a scanso di equivoci, il sindaco
sindaco pensa di aver risolto il suo problema. Ora se ne occupano su Cannizzaro, il 118, io non devo fare niente. Non è così, sindaco. Tu sei già stato giudicato dal tuo popolo. Non devo dire altro. Vedrai, nei giorni a venire, nel rispetto della legge, che cosa succederà? E che cosa dice questo documento qua? Io già l'ho letto. Ecco, dico, ma chi ci ascolta in qualche modo deve sapere. Certo. Praticamente si informano le signorie loro, questi addetti e cose eccetera, che da oggi è fino a data da destinarsi, fino a tempo indeterminato. Significa una vergogna che se qualcuno di noi si ammala non si sa dove ci porteranno. Significa che non andremo manco a Catania, figurarsi, i catanesi si chiudono a Riccio e difendono il loro territorio con i loro 5 ospedali rifatti di sana pianta, il nostro ha 100 anni questo ospedale. Vergogna! Ogni anno gli leccano la facciata. Che bello, che bello, che bello. Ma dove siete, siracusani? È una vergogna. Non reagite, siete appanzati, siete stanchi, non avete il diritto di essere stanchi. Perché qui, se non per voi, ne va dei diritti dei vostri figli. Se qualcuno di noi si ammala, non si sa dove ci portano, sicuramente nell'entroterra, dove sono ancora più isolati di noi, a fare che non sono attrezzati nel centro Sicilia, eccetera. E allora che succede? Proviamo ad immaginare. Se qualcuno muore, muore solo, perché la famiglia non lo può seguire. Si mettono in una bara, si mettono in una fossa comune e si perdono le tracce di te. Allora io sono incazzato e di più, perché noi meridionali, particolarmente i siciliani, abbiamo il culto dei nostri morti. Noi ci teniamo ai nostri morti, noi non siamo come i nordisti. È una vergogna quello che è successo con questo documento. A tempo indeterminato, di fatto con la scusa della sanificazione, perché questa è la sostanza delle cose, la scusa della sanificazione che va fatta. Ma non c'è bisogno di chiudere un ospedale, ma per cortesia. Ma questo lo possono dire alla gente non antecnico come me. Ma chi è? Ma quando mai? Ma non esiste. Con la scusa della sanificazione, loro di fatto isolano, chiudono l'ospedale, faranno finta a tempo indeterminato e il tutto viene ribaltato all'esterno. Ecco, la considerazione è questa. Tu sindaco hai permesso di fare questo, perché non prendendo posizione per il tuo popolo, per gente che ha investito su te, che ti ha voluto bene, per gente che non ha considerato che come espressione di giovane virgulto, rampante, eccetera, eccetera, no, ti ha visto come persona che poteva dare un cambiamento alla vecchia politica, rappresentata da nomi illustri che hanno fatto il loro tempo, li ha condannati il popolo, ha investito pesantemente su te, tu che fai? Tu ti permetti invece di entrare nel merito sollecitato da me dal 27 febbraio, quando ancora non c'era l'arrivo qui e io ti dicevo arriverà, eccetera, eccetera. Tu che fai? Ti permetti di fare una videata con qualche amico tuo, tu che ti reghi dalle parti, mi pare, di Via Letizia in un basso dei cinesi che ti regalano 3.000, 4.000. Noi li dobbiamo ringraziare, i cinesi, perché sono più sensibili dei politici nostri, che c'è dubbio, di razza, che si sa quanti camion ha fatto vedere nella sua videata che io gli ho contestato, perché gli ho detto: scusi, che fa lo scaricatore di bordo lei? E la sanità, ma mandare i prodotti qui, questo è il discorso. Allora il sindaco Italia che fa? Se ne va dai cinesi che gli hanno telefonato, gli hanno detto: noi questo possiamo darvi come contributo per la nostra simpatia, accoglienza, eccetera, eccetera. E ci hanno regalato 3.000. E lui gongolava, lui si dimenava, era felice.
Che cosa stiamo parlando? I cinesi ci regalano le cose e lui è felice. E questo è il Signore. Perché non assumi responsabilità che ti derivano dalla legge? Perché non ti imponi in questo massacro da parte delle istituzioni regionali che sono assenti? Le istituzioni regionali che cosa hanno fatto? Hanno decapitato di fatto il vertice dell'ASP, non hanno licenziato perché sono contenziosi legali a non finire. Hanno mandato una commissione di tre, tra cui due esseri inutili, uno è un infettivologo, noi ce l'abbiamo a Siracusa, valoroso, un medico legale, un altro, già fa niente, eccetera, eccetera. Ma di che cosa stiamo parlando? Ci sono i tecnici che sanno come muoversi all'interno di un'epidemia. Dal punto di vista organizzativo, e questo è il punto. Dopo di questi che gestivano, volevano gestire la cosa in videoconferenza. Com'è? Una volta alla settimana si collegavano. E tutto bene? Va bene, ci sentiamo fra una settimana. Oh, adù, qua ci sono i morti per casa. E allora, fallito questo esperimento, io spingo dai tempi di report. E salta la prima testa, il dottore D'Aquila. Una cosa mostruosa con quel documento che fece. Non ci torno, oramai la popolazione lo sa tutto. Viene sospeso, no, non è stato licenziato, andava licenziato. No, gli hanno detto, sai che fai, per ora sei a caldo, eccetera, eccetera, prenditi le fedi, sarai più da casa, che sta a Caltagirone o da quelle parti là, eccetera, eccetera. Tutto ciò. E allora, udite, udite, chi è che fanno? E al posto di cosa fanno un triumvirato. Attenzione, fior di professionisti, amici miei, il primario della TAC, della radiologia, con tutto rispetto, a lui fa, io sempre quando lavoravamo assieme, gli dice, voi fate i fotografi, che poi alla fine è una battuta, il valore è indiscusso. Il primario di ginecologia, amico, fraterno mio e valoroso professionista, scusi, e un altro, un chirurgo, scusi, tre valorosi primari, eccetera, eccetera, scusi, continua a dire, ma che c'entrano con l'emergenza? Che cosa ne sanno della emergenza urgenza fatta per 40 anni da me, che ho affrontato 8 epidemie dagli anni 80 in poi ad oggi, 8 epidemie da coronavirus. Di che cosa stiamo parlando? Allora concludo, Stefania, perché poi uno approfitta e non vuole stancare la propria gente. È venuto il momento che Siracusa, perché mi arriva attestate, ma io non ho bisogno degli attestati, ho motivato il motivo per cui io scendevo in campo, mia mamma, una donna importante come tutte le nostre mamme che ci hanno cresciuto con sudore, lacrime, collere, gioie, eccetera, eccetera. Mia mamma mi ha chiesto, l'hai fatto per 40 anni, parla ancora. Ecco il motivo per cui io sono qui. Che qualcuno ha tentato di speculare su questa cosa. Ah, mire politiche, ma di che cazzo parlano? Allora io ora è venuto il momento che Siracusa mi dia un segnale. Il segnale è questo. Gradirei per la simpatia che ci lega, per l'affetto che ci lega, per il sentimento, perché io parlo così perché ci credo. Che espugnate tutti dalle finestre, i balconi, eccetera, eccetera, una scritta con vergogna, perché ci si deve vergognare, a cominciare da un sindaco assente. Dottor Attardi, io la ringrazio, la saluto, spero di risentirci per altre occasioni e in tempi migliori. Un bacio. Un abbraccio forte forte. Grazie ancora.